crisi economica dove si trovano le risorse per fare una politica vera di lotta alla povertà? Per me la risposta è duplice. Innanzitutto le risorse, lo sapete, che si possono anche redistribuire rispetto agli attuali utilizzi, e alcuni paesi europei ci insegnano che in queste politiche integrate, che sono scolastiche, prima di tutto, sociali, lavorative, anche di alfabetizzazione informatica, eccetera, si possono appunto mettere risorse che vengono stornate da altri utilizzi. Quindi dipende dalla qualità politica della distribuzione delle risorse e delle priorità. La seconda cosa è che l'esperienza di alcuni paesi europei ci insegna che politiche di sostegno alla scolarizzazione, all'alloggio per esempio decente, al sostegno appunto con reddito minimo eccetera, sono politiche che, se sono una spesa all'inizio, diventano un risparmio nel medio termine, perché